E andiamo proprio in casa della Gioiese, in casa Viola, da Mister Ficarra. Buonasera Mister, ben ritrovato. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Dunque Mister, la Gioiese marcia che è una bellezza, e tra le altre cose gli ultimi due risultati contro due squadre grossissime e mantenendo anche la porta inviolata, per cui la strada è quella giusta. Alberto Criaco, forse poco prima di collegarci con lei, ha detto la Gioiese si salverà sicuramente senza problemi. Innanzitutto devo fare i complimenti ad Alberto Criaco, che oggi, ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, ha dimostrato di potersi fare in questa categoria, perché ha messo in campo una squadra con delle ottime geometrie, con dei ragazzi, come appena detto, il tecnico delle Brancaleone, che hanno sputato sangue, lo stesso hanno fatto i miei, ed è stata una partita tosta, una partita dura contro, appunto, a mio avviso, una delle squadre più forti del girone, assieme alla Gioiosa e alla Stilese. Abbiamo giocato una partita maschia, una partita vera. A mio avviso l'ha fatta da padrona la paura di non perdere, perché è stata una partita giocata più che altro a centrocampo, con un'occasione per parte, loro su una palla inattiva nel primo tempo, noi all'inizio del secondo, e alla fine tutto sommato un punto più che meritato, che per noi, alla luce dei risultati che si sono verificati ieri e oggi, vale doppio. Punto che ci consente ancora una volta di fare classifica, di muovere la classifica, e che ci premia per il lavoro che stiamo facendo e per quello che stiamo realizzando da quando io sono subentrato alla griglia della Gioiese, e momentaneamente siamo addirittura fuori pure dalla griglia del play out e speriamo di salvarci direttamente senza passare appunto alla stessa griglia del play out. E adesso arriva una fase di calendario, diciamo, un po' complicata, perché ci saranno tutta una serie di sfide contro squadre che ancora magari puntano ai playoff, però questo nuovo corso mi sembra che abbia dato, oltre la tranquillità, proprio maggiore entusiasmo, e quindi insomma, come dire Mister, si è messa effettivamente più in discesa la stagione per voi, perché non è soltanto una questione di gambe, no? La Gioiese ha dovuto arrancare per tante settimane, adesso l'acqua è calma, l'acqua è serena. Sicuramente a livello mentale oggi, voglio dire, siamo molto ma molto meglio. Poi per quanto riguarda il calendario, per quanto riguarda le squadre, noi domenica scorsa siamo andati a giocare una partita difficilissima in quel di Stilo, dove abbiamo affrontato la Stilese capolista a viso aperto, dove ce la siamo giocata senza nessun timore, e lo stesso oggi contro la terza forza del campionato, quella del Brancaleone. E noi domenica prossima, sì, è un derby, voglio dire, però oggi noi non teniamo nessuno, scendiamo in campo convinti delle nostre forze, convinti del blasone che appunto è la Gioiese, e ce la giochiamo alla pari con tutti. Poi alla fine sarà il campo a dare il responso finale, ma credimi, noi oggi proprio per questa tranquillità che il duo Comi e Pulineni ha dato alla squadra, siamo più tranquilli, lavoriamo con più serenità, prepariamo le partite con puntiglio laddove vanno preparati e non temiamo nessuno. Molto bene. L'ultima domanda che le faccio, risposta del pubblico buona anche quest'oggi, insomma, si è ripresa buona, la sua creatura. Direi di sì, buona, accettabile. Bene. Ripeto, Gioia Tauro merita ben altro, però abbiamo creato entusiasmo, stiamo quantomeno si cerca di gettare le basi per un futuro più roseo. Un passetto alla volta, Mister, in bocca al lupo. Sicuramente, credo. Buona serata, grazie. Grazie a Mister Ficarra, allenatore della Gioiese, che ha evidentemente cambiato passo rispetto ad alcune difficoltà che c'erano a inizio stagione, per il blasone della formazione viola. Ovviamente noi ne siamo assolutamente contenti di questo. Non può essere come dire diverso. Allora andiamo adesso in casa del Gallico Catona, quindi saliamo di gradino, come mi piace dire, mentre dopo Mister Condello, che saluto, invito Manuel Crupi a collegarsi con Giorgio De Filippis. Mister, buonasera, ben trovato su Stadio Radio. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Mister, insomma, se si giocasse sempre all'Opresti, il Gallico Catona sarebbe probabilmente tra le favorite d'obbligo per la vittoria del campionato. Oggi avete fatto il vostro dovere. Sì, oggi
era una partita in cui non potevamo assolutamente sbagliare, è una partita che abbiamo interpretato abbastanza bene, che si è messa subito a nostro favore con il gol nei primi 10 minuti, quindi poi è stato un pochettino, diciamo, facile amministrare e andare su a prendere i 3 punti che erano fondamentali ed importanti. Mister, le faccio ancora altre 2 domande. La prima, come si spiega questa differenza di rendimento della sua squadra tra casa e trasferta? Perché è veramente abnorme, cioè soltanto 2 punti fuori casa, mentre in casa il cammino è più che soddisfacente. È una questione di personalità o c'è timore? Insomma, è veramente strano questo cammino, come se fossero 2 squadre diverse. Però noi, è chiaro che noi paghiamo un attimino la gioventù che abbiamo in campo, perché abbiamo dei ragazzi giovani del 98, 97, 99, non contando il discorso dei fuori quadro degli altri che hanno tutti in campo. Quindi è una squadra che ovviamente è giovane e magari un pochettino di personalità la perde fuori casa. Però tante partite le abbiamo perse per un pizzico di inesperienza, qualche altra partita siamo stati come dire, un pochettino sfortunati, gli episodi ci hanno un pochettino penalizzato oltre modo, però è chiaro che questa differenza c'è, si nota nella classifica, si nota nei punti, però ora diciamo che siamo arrivati a una conclusione che è quella di che dobbiamo fare punti in casa e fuori casa per poterci un attimino tirare fuori dal play-out, perché le ultime 7 partite il fattore campo conta tantissimo e la differenza sta proprio nel prendere punti fuori casa. Ce ne sono ancora 3 di partite in casa per il Gallico Catona. L'ultima domanda che le faccio, mister, crede che si potrà infliggere il famoso distacco di 10 punti dalla penultima, visto anche il cammino assolutamente rilento del Trebisacce e del Cotronei? Potrebbe succedere, però non, diciamo che secondo me per le squadre lì ormai ce la lottiamo, quelle siamo 5 squadre che si devono ancora, diciamo, fare dei punti pesanti per la salvezza, quindi siamo quelle squadre, ed è chiaro che chi sbaglia partita ne avrà la testa.